Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente che ha visto coinvolto questa mattina Claudio Casadio, l'ex sindaco di Faenza, impegnato in questi ultimi giorni di presidenza della provincia di Ravenna. Casadio era uscito questa mattina in bicicletta con un gruppo di amici per un consueto giro nelle campagne di Faenza. Il gruppo aveva appena lasciato via Carbonara nella zona di San Biagio e aveva imboccato via Gesuita quando Casadio è caduto a terra sbattendo violentemente il capo sull'asfalto. Nessuno ha visto esattamente cosa sia successo. Ricevuta la chiamata, il 118 ha immediatamente predisposto l'arrivo dell'elisoccorso da Ravenna a causa del trauma riportato. In via Gesuita è quindi arrivata dapprima un'ambulanza, poi l'elimedica, costretta ad atterrare in mezzo alla strada a causa dell'assenza di un altro luogo idoneo. In via Gesuita è stata anche inviata una pattuglia dei carabinieri di Faenza che ha chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso. Cosciente, Casadio è stato caricato a bordo dell'elicottero del 118 e ricoverato d'urgenza al centro traumatologico di Cesena.